Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro live del martedì infrasettimanale. Ultimamente ci stiamo vedendo più spesso noi live che quanto io sto praticamente vedendo la famiglia, perché tra il fatto che ieri ci siamo fatti due chiacchiere insieme agli onorevoli con gli amici di Cripto Rivista, oggi siamo live, venerdì saremo live, insomma ultimamente è quasi un appuntamento quotidiano, ma non è che la cosa mi dispiaccia. Tra l'altro mi sono dimenticato una cosa importantissima, ovvero di shillare il live su Telegram e rimedio subito, scusatemi, però è importantissimo. E quello che vediamo oggi, come al solito, è il nostro mercato, i nostri grafici, le notizie che sono successe in settimana, che si sono verificate, andiamo ad aggiornare le nostre posizioni, andiamo ad esaminare quello che sta succedendo, gli scenari possibili, come affrontarli, quali livelli di prezzo tenere in considerazione, quali altcoins possono essere più interessanti da seguire nella situazione attuale, insomma tutte queste cose che ci piacciono un sacco a noi che esaminiamo il mercato in quanto investitori nonché speculatori. Ecco, mi scusate se ho detto cose senza senso, ma nel frattempo stavo shillando appunto su Telegram il nostro live, ora l'ho fatto e sono tutto vostro. Bitcoin, che cosa ci combina? Bitcoin sta piazzando un pattern che potrebbe essere tutto piuttosto che niente. Adesso con le domande state buoni, perché poi ve le leggo tutte, ma i grafici li vediamo alla fine, quindi se già mi state chiedendo dei grafici di altcoins state buoni, perché lo sapete come è strutturato il live. Insomma, all'inizio rispondo alle vostre domande, vi faccio un'introduzione mia, il mio sermone, poi rispondo un po' alle vostre domande, dopodiché vado a vedere il grafico di Bitcoin e qualche altcoin magari, e infine altro giro di domande, in particolare quelle dedicate ai grafici. Quindi quasi quasi vi oserei dire aspettate a fare le domande sui grafici, sulle altcoin, fatele alla fine così vi rispondo esattamente in diretta e non rischio di dimenticarmi. Vi ricordo che dovete partecipare al live, scrivete in chat, fate domande, interagite, perché il bello dei live è proprio questo, insomma è bilaterale, possiamo, io non sono della finanza, io neanche. Cosa volevo dirvi? Che praticamente possiamo interagire, potete fare domande, guadagnate shitcoin facendo domande, e quindi mi raccomando, partecipate al live, non guardatelo soltanto passivamente, sfogatevi. Cos'è successo a Chainlink? Una donna, un'altra donna, addirittura, grande, benvenuta Alessia, benvenuta tra noi, è un piacere avere qui qualche presenza femminile ogni tanto, che ci distrae anche dai grafici. Mi riferivo al tuo post su YouTube, non sei della finanza, bravo, e si vede dalla tua presenza qua, bravo, ti mette sotto sopra la stanza la finanza, come si suol dire. Ciao a tutti, ben arrivati, mi fa piacere che siate ancora tutti qua, che siate tutti presenti, tutti gasati, tutti carichi per i nostri appuntamenti live. Vediamo se c'è qualcuno nuovo anche oggi, se siete nuovi, se è il vostro primo live, mi raccomando ditemelo, fatemelo presente in modo da insomma darvi il benvenuto nella nostra fantastica community. Vi stavo dicendo nel frattempo che Bitcoin, che vedete qui dietro, tra l'altro dietro vedete anche alcune tabs sul Forex, perché facciamo anche la parentesi Forex, durerà poco ve lo giuro. Vi dicevo che Bitcoin ci sta piazzando un pattern che potrebbe essere interessante in due modi, e lo guardiamo dopo ovviamente nell'analisi del grafico stesso, però i più attenti avranno già notato una potenziale somiglianza, ve lo faccio vedere anche con che cosa, con questo, cosa dite? Potrebbe essere di nuovo un'altra occorrenza di un pattern simile? Chi lo sa? Ne parliamo tra poco, vi volevo solo fare il teaser. Adesso vi rispondo a qualche domanda, quindi mi raccomando fatevi sentire assolutamente. È stato veramente bello, tra l'altro ieri, tornando all'argomento, visto che molti di voi c'erano, mi avete scritto anche personalmente dicendomi è stato interessante, è stato bello, è stato piacevole, e vi do una bella notizia che probabilmente
potrebbe diventare un appuntamento, non dico fisso, ma periodico, quantomeno per un periodo, per, scusate la ripetizione delle parole, però il senso è proprio quello, il voler andare a interpellare persone che lavorano dietro le quinte degli organi di Stato, anche non solo, e chiedergli un po' quello che sta succedendo, quello che stanno facendo. Gli amici di Criptorivista hanno deciso di fare appunto questi podcast che sono spaziali, sono veramente un'idea geniale, quindi se mi state guardando, Vlad, Marco, voi siete fantastici, continuate così, e mi fa un sacco piacere partecipare, quindi probabilmente si ripeterà l'appuntamento, vi volevo dire appunto questo. Allora, buonasera a tutti, qui qualcuno si è abbonato a Twitch Prime, grande, perché vi ricordo che potete anche abbonarvi al mio canale se avete Amazon Prime, appunto tramite Twitch Prime. Potete abbonarvi per voi a costo zero e per me è una piccola donazione che è un incentivo, ecco, un modo per aiutare la nostra community e sostenere il nostro canale. Ciao, me lo guardi il grafico di Nulz, mi riferivo proprio a te, dopo, i grafici alla fine. Approfitto delle ferie per seguirti, purtroppo manco da settimane a causa degli orari. Mi dispiace purtroppo perché... ahimè, l'orario è una delle criticità maggiori di questo live, non so mai a che ora farlo, qualcuno mi dice alle 6, qualcuno alle 9, qualcuno alle 8 e mezza, qualcuno prima, qualcuno dopo. Io alla fine un po' egoisticamente lo faccio all'orario che sono più comodo io, anche perché torno dal lavoro a quest'ora, faccio il live e poi più o meno un po' di libertà, anche perché altrimenti diventa veramente una giornata complicata e difficile. Alle 9, non so, i più attenti di ieri probabilmente hanno visto la mia faccia diventare di un colore sempre più cadaverico col passare del tempo, proprio perché mi stavo spegnendo un po' alla volta, ecco, quindi arrivare alle 10 di sera, purtroppo, dopo che avevo lavorato praticamente tutto il giorno, perché prima avevo fatto anche il video, mi ha messo a dura prova, diciamo, però è stato piacevolissimo, insomma. Allora, prima presenza in live, brava, bravissima, e sei proprio tu un'altra donna, come tutti spaventati, quasi stupiti, dicevano. Donne e finanza sono un binomio che, non lo so, è da studiare, secondo me. Ciao a tutti, io non sono della finanza. Cos'è successo a Chainlink? Che ne so cos'è successo, scommetto che ha pompato così a naso. Ciao, sei sempre il numero uno, ti seguo in differita ogni tanto. Oggi finalmente mi pappo una diretta. Mi fa veramente, veramente piacere. Tra l'altro il tuo nome l'ho già sentito, perché tu, se non erro, navighi nel mondo della crypto art, che è un tema che mi sta abbastanza caro, ti dico, nel senso che lo sto approfondendo, mi sta affascinando un po' nel tempo libero, purtroppo, perché non ho molto tempo appunto per approfondire alcuni concetti al di fuori di quelli che tratto, diciamo, però mi affascina tantissimo, quindi non escludo che ne potremo parlare in futuro. E bene, mi fa piacere comunque che tu oggi sia riuscito ad essere in live, insomma. Ciao, sapresti dirmi perché MCO non sta rilasciando le ruby, a meno che non si abbiano in staking 500 MCO rispetto ai 50 dichiarati? Guarda, che dire, non te lo so dire, anche perché io non sono nel mondo crypto.com, nel mondo MCO. Prova a sentire il support, che penso che sia abbastanza reattivo, no? Io non conosco, purtroppo. Anch'io ci sono, grande. Ciao Luca, la live di ieri super interessante, mi fa veramente piacere, mi fa un sacco piacere che sia stata apprezzata, davvero, proprio perché l'idea è di periodicizzarla, di fare degli appuntamenti un po' più continui. Anche RSR va benissimo, ho visto, infatti mi sono mangiato le mani, perché io ho un difetto. Cioè, ho tanti difetti ovviamente, ma per quanto riguarda il mercato, uno dei miei difetti principali è l'estrema cautela, ovvero io aspetto magari spessissimo i retest, insomma io sono quello dei retest, qualcuno mi prende anche in giro, scusate, c'era la telecamera che fa i capricci, e quello che succede il più delle volte, ce la farò, lo giuro, il più delle volte è che misso clamorosamente, quindi lui parte, io aspetto lì il mio retest che non arriva mai, e sapete il meme dello scheletro sulla panchina, ecco, ora sono io, stavo aspettando il retest, e con RSR qualcosa mi dice che finirà così, ecco. Comunque so che tu sei entrata, quindi grandissima, complimenti. Però un drop di fedeltà potresti farlo, dai, quasi, ve lo dovete meritare però. Ciao Luca, ciao, onorevole Luca, addirittura, onorevole De Chema, sono l'ultimo dei pirla io.
Cioè, quando pensi che torneranno i tuoi video silurati sul tubo? Guarda, non te lo so assolutamente dire. Ti faccio vedere l'ultima perla che mi ha scritto Team YouTube, cioè che io ovviamente, se guardate, è al limite del comico il mio profilo su Twitter, perché non pubblico niente se non lamentele contro Team YouTube, l'ultima delle quali io ogni giorno ormai gli rompo le scatole con sta storia, gli ho scritto anche ieri e la risposta è che il loro team ci sta guardando, bla bla bla, abbi pazienza. Sono passati ormai una ventina di giorni, non ho avuto nessun tipo di notizia, quindi io sono qua, aspetto e vediamo, insomma, chi la dura la vince. Ritorneranno, perché io non mollo di sicuro finché non rivedo i miei benedetti video, anche perché c'erano quelli sul trading automatico a cui tengo molto, che so che anche voi ci tenete molto, mi state facendo molte domande che purtroppo non vi posso dire, vatti a vedere il video, mi tocca pur rispondere. No, scherzi a parte, torneranno, avete la mia parola, in un modo o nell'altro li facciamo tornare. Allora, ciao, apprezzo molto la metodologia degli investimenti e trading, che libri hai studiato? Ma guarda, in realtà ti direi che il più che i libri, c'ho quasi pronto a proposito il video sui libri da leggere, che so che me lo chiedete ogni tanto, mi dite sì ma non ce lo dici mai, perché ne stavo finendo di leggere un paio e volevo vedere se includerli oppure no. Faccio una piccola selezione e ve la racchiudo in alcuni libri, sì, in un video di alcuni libri per l'appunto. Comunque dicevo che al di là dei libri, che sono importanti sì, ma fino a un certo punto, l'importante è, come dire, approcciare personalmente il mercato, quindi capirlo, farlo proprio, vedere qual è il nostro rapporto con esso e come ci può, non lo so, come possiamo riuscire a gestirlo, perché è quello che c'è da capire, cioè qual è la strategia che meglio si adatta per noi, per il trading in particolare, perché l'investimento alla fine è una cosa più semplice, se così vogliamo dire. Si tratta di capire un mercato, perché non si può investire in qualcosa che non si capisce. Cioè, se io voglio investire in Bitcoin, devo capire che cosa diamine è Bitcoin, non solo perché dicono che arriverà a $100,000 e allora ci investo per fare la scommessa, se no non sono un investitore, sono uno scommettitore. Così come se vado a investire in un'azione, io mi vado a vedere che caspita fa quell'azienda, mi vado a vedere quanti debiti ha, quanta liquidità, quanti asset ha, qual è il suo, insomma, tutti quei price earning ratio, tutte quelle robe belle che piacciono a chi fa appunto analisi fondamentale nel settore finanziario, i bilanci, vedere quanto cresce, le aspettative di crescita, il mercato, la competitività, eccetera, 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 eccetera. Nel mondo delle cripto è un po' più difficile capire, ok, come, qual è il valore intrinseco di un asset, di una cripto, e quindi questo restringe tantissimo, per quanto mi riguarda, l'investibile, i token su cui si può definire un investimento, insomma, li restringe a Bitcoin, che ovviamente è la cripto con la C maiuscola, quindi andare a investire nel mercato cripto significa investire fondamentalmente in Bitcoin, le piattaforme più utilizzate, qui parlo di Ethereum fondamentalmente, e i token erogati da aziende che hanno un modello di cash flow estremamente solido. Quindi parlo ad esempio delle exchange coins. Adesso mi sto studiando i modelli delle DeFi coins, che tanto sono tutte nuove, quindi non ho minimamente intenzione di investirci ora, perché altrimenti, appunto, avendo uno storico di prezzo così breve ed essendo in piena bolla, tra l'altro, cioè più che investimento si tratta di speculazione. In ogni caso, ci sono anche lì dei modelli interessanti che voglio studiare, voglio capire e vedere soprattutto la loro sostenibilità. Per adesso, se avete visto tra l'altro il mio video che ho pubblicato ieri, dove metto a nudo il mio portafoglio in termini quantitativi percentuali, quindi vi dico quanto ho di ogni coin, sapete che fondamentalmente io ho Bitcoin, Ether e FTT in piccola parte e BNB, fondamentalmente le exchange coins, proprio perché le exchange coins sono un bel modello, soprattutto se l'exchange cresce. L'exchange è un business pazzesco, ragazzi, è devastante come quantità di liquidità che ti porta un exchange, è veramente una miniera d'oro, e pertanto un token che si mette bene, diciamo così, in un business come un exchange può tranquillamente aver successo. Chiusa la parentesi, quindi questo per il discorso investimento, che è un po' più semplice perché non richiede una continua ossessione del mercato, quindi vedere i setup, stop loss e tutti i discorsi di questo tipo, ma è sufficiente farsi il proprio piano d'accumulo, un exit strategy, una riallocazione del portafoglio mensile, bimestrale, trimestrale, è molto meno, richiede molto meno sforzo, ecco.
Ecco il politico. No, no, guarda, io e la politica siamo due mondi che vanno in due direzioni completamente opposte. Ciao Luca, primo live, grande, grandissimo, anche tu, bravo, bravo, mi fa piacere, benvenuto Gigi e spero ti troverai bene nella nostra community. Iscriviti anche sugli altri canali social che ti troverai bene, vedrai, anche lì se già non ci sei. Dai che nella diretta di ieri volevi ridere alle nostre battute ma non potevi, è vero, quando... è passata l'ambulanza, ma avete commentato, tutti i commenti erano molto presi, no? Voi eravate molto presi, ma di fare domande anche agli onorevoli, ma questo, la fiscalità, come lo Stato vede le cripto, verrà creata una blockchain di Stato, eh? Poi è passata l'ambulanza, si sono spente tutte le domande, avete iniziato che, ma è l'ambulanza da chi è passata? E ovviamente indovinate da chi è passata? Da me, ecco, ovviamente. L'abbonamento Prime al tuo canale va rinomato mensilmente? Sì, assolutamente sì, se hai Amazon Prime, ovviamente. Sì. Io sono della Federal Reserve. Ah, bannare subito, via. Click, ban, ciao. Come gestisci il tuo portafoglio in euro o dollari e come consideri il cambio per il ribilanciamento? In euro, a dir la verità. Non incide più di tanto il cambio euro-dollaro. Io lo considero in euro, faccio molte approssimazioni, quindi non incide praticamente niente, a dire la verità. Ciao a tutti, grande VeChain Holder, il nostro esperto di altcoins, un grande saluto, ti seguo sempre gasatissimo, mi fa un sacco piacere, mi fa piacere che tu ci sia anche oggi. Cosa scilli oggi infatti? Cos'è successo a Cardano e VeChain? Questa è la vera domanda, stanno sparando ai massimi secondo me. Donne e finanza sono correlate dalla borsa, bella, questa mi è piaciuta. Hai visto la notizia Anchor? DeFi? Sì, Anchor ho visto che l'hai postata sul nostro gruppo Discord, ma non ho fatto in tempo a leggermela bene, quindi devo approfondire. DeFi con Cosmos, Polkadot, Terra, uscito annuncio ieri notte. Ti ho mandato un messaggio anche in Discord, sì, l'ho visto, devo assolutamente approfondire. Ok, chiudiamo tutto. Siamo in due donne, grande, un'altra donna, benvenuta anche a te e Eleonora, Elena, qualcosa del genere, ma Crypto Ele, benvenuta, grande, il numero sale sempre di più. Oggi ti seguo da smartphone, si accumulano lo stesso shitcoin? Certo, si accumulano sempre shitcoin, da qualsiasi piattaforma. Dunque, questo Anchor non è uno shield a low cap, credo sia un progetto molto grosso, ancora non listato ovviamente. Sì, ho visto che non c'è, mi pare non ci sia ancora il token, però vale la pena andare a approfondirlo, lo guarderò, anche perché mi hai messo insieme un po' di nomi. Polkadot è uno che sto approfondendo già, perché insomma secondo me sarà un bel capitolo per un bel trend, insomma l'operatività cross chain è un trend crescente e sempre valido secondo me. Poi se la DeFi inizia a galoppare diventa ancora più rilevante, quindi direi che vale la pena conoscerlo molto molto bene. E cos'altro volevo dire? Ecco, appunto, un progetto che mette insieme tutte queste cose potrebbe avere i numeri per andare a sfondare, insomma. Dunque, di Band cosa pensi? Pensi che nel tempo possa crescere? Ma guarda, Band è un bel progetto, anche lui è un oracolo decentralizzato, fa da competitor a Chainlink assieme a Tellor, che me l'avete shillato anche quello un po' di tempo fa. Io penso che sia un progetto interessante, ma al momento un po' speculativo forse, c'è uno staking con alto rendimento, insomma è un po' nascente, ecco, deve dare un po' di spallate a Chainlink, che al momento occupa il grosso del mercato degli oracoli, e un po' tutte le partnership con oracoli decentralizzati vedono Chainlink un po' come protagonista. La mia domanda è: non pensi che in un eventuale bull run di molte altcoins performeranno molto meglio di BTC? E se sì, pensi che rimodellerai il tuo portafogli o resterai sempre fermo così? Allora, ti dico la verità, il discorso bull market Bitcoin, andamento altcoins è molto importante
imprevedibile, perché spesso si comportano in maniera sporadica. Per dire, magari Bitcoin pompa e nel frattempo le altcoin scrollano, poi Bitcoin si ferma un attimino e c'è l'afflusso di capitali da Bitcoin alle altcoins. Di solito capita così, ma non sempre, perché a volte pompa Bitcoin, pompano anche le altcoins, a volte le altcoins continuano a dumpare. Insomma, secondo me vanno presi, sono molto correlati ovviamente, però il mio consiglio, cioè quello che faccio io, o meglio, è di guardare il grafico di Bitcoin e il grafico delle alt rispetto a BTC, perché ci danno un'idea del loro andamento appunto rispetto a BTC. Seguendo i trend, il trend alt BTC, si riesce a capire bene o male se siamo in bull run anche sull'altcoin oppure no, perché se l'altcoin non performa bene su BTC, ma BTC pompa tantissimo, può sembrare che stia pompando anche l'altcoin, ma in realtà converrebbe appunto avere BTC. Per questo motivo io analizzo solitamente le alt contro BTC. Detto questo, c'è anche un indicatore che io utilizzo moltissimo, che è la dominance delle altcoins. Ve lo faccio vedere in maniera del tutto, come dire, straordinaria, perché i grafici sono alla fine. E in ogni caso, se voi fate un po' di analisi tecnica sulla dominance di Bitcoin al contrario, cioè se la dominance è in downtrend, significa che le altcoins performano bene, viceversa se è in uptrend significa che Bitcoin sale rispetto alle alt, quindi alt BTC giù. E pertanto io semplicemente mi pongo come regola sull'esposizione massima speculativa in altcoins di utilizzare dei parametri di trend sulla dominance. Quindi io quando vedo, guardo le tre medie mobili 9, 30 e 100, come sono messe, quindi se la dominance è sotto la EMA 30 giornaliera è il primo step, se la EMA 9 è sotto la EMA 30, quindi il downtrend accelera, diciamo, secondo step, prezzo sotto la EMA 100 terzo step, EMA 30 sotto EMA 100 quarto step, è il massimo di esposizione in altcoins. Quindi se la, fondamentalmente la dominance ha un uptrend, non mi espongo. Se abbiamo una lateralità, non mi espongo, a meno di rarissimi casi. Se siamo in downtrend, mi espongo. Più è forte il downtrend, più mi espongo, ok? Con un massimo comunque che arriva al 5% circa, per non esagerare, per non ricommettere errori del passato. Quindi io sinceramente incentivo a non cercare di prevedere quello che faranno le alt rispetto a BTC. Quindi è vero, viene da dire ok, adesso Bitcoin pompa, poi si ferma e poi le alt pompano loro, ma non è detto, non diamo mai niente per scontato, perché è proprio quando tutti danno per scontato una cosa che inizia a succedere l'opposto. È un classicone delle cripto, ci stupiscono sempre. In ritardo, ciao a tutti, grandissimo, benvenuto, bentornato, anzi, i futures in leve vigliacche over 10, come si gestiscono? Si gestiscono che sono speculazioni brutali, quindi si gestiscono come trade di brevissimo, con stop loss e take profit ben definiti e basta, direi molto molto veloce, trade veloci. Ciao, come ti ho scritto su Telegram, mi sono registrato su Celsius col tuo ref, ma mi hanno detto che non ho diritto ai bonus dei $20, sono l'unico, mi sono anche dimenticato di rispondere, che mi sembra strano perché io ho visto che qualcuno ci è riuscito. A tal proposito ve lo chiedo anche qua in diretta, qualcuno di voi ha provato a usare il referral link nuovo, il solito di Celsius, depositando poi $200 all'inizio, si dovrebbero ricevere $20 di bonus in Bitcoin il mese successivo? Qualcuno di voi ha avuto problemi, non è riuscito, ha avuto qualche intoppo? Ditemelo, che così magari lo segnalo anch'io a Celsius. Ok, ma è possibile rivedere la live di ieri? Assolutamente sì, sulla pagina Facebook degli amici di Crypto Rivista, la trovate lì, anche sul loro canale YouTube, c'è tutto, tutta la registrazione. Le altcoin sono solo scam, passiamo a cose serie, ma in realtà dipende, sai, non tutte, insomma, molte sì, il 99% sì, però ce ne sono alcune che vale la pena magari seguire, anche se non sono il progetto della vita, anche per qualche speculazione ci stanno, ecco. Ciao Luca, hai mai pensato ad una exit strategy nel caso in cui Bitcoin possa toccare i valori dichiarati dal modello stock to flow? Non credi che in tal caso, dato che Bitcoin potrebbe aver raggiunto il suo obiettivo, può avere senso rimanere investiti? Guarda, l'exit strategy è dannatamente fondamentale, ma secondo me non bisogna avere un target di prezzo, mi spiego meglio, cioè non bisogna dire io esco quando varrà $100,000, quanto varrà 1 milione, perché nessuno ci dice se ci arriva, se
non ci arriva, e soprattutto se ci arriva, se può andare oltre. Quindi secondo me può valer la pena avere un exit strategy magari periodicizzata anche lei, perché togliamoci dalla testa di beccare il top, che è un mito, no? Quello di riuscire a vendere al massimo. Spesso si fanno i ragionamenti del tipo: ma se avessi comprato lì e venduto là sarei ricchissimo. Sì, è vero, ma anche se avessi comprato ieri e venduto oggi, se sapevo che faceva il più 10% in leva 100 per, sarei stato ricco lo stesso. Ma sono cose che non hanno senso, perché non esiste il beccare il bottom, non esiste il beccare il top. Quello che bisogna fare è cercare di mediare il prezzo d'ingresso, mediare il prezzo di uscita e ottenere due prezzi che differiscono. Bisogna secondo me anche uscire dal mito del voler fare il 100 per 200 per, che è quell'ottica un po' da scommettitore, ok? Un investitore concreto deve cercare di ottimizzare il rendimento a fronte della minimizzazione del rischio, che sono due cose che vanno in due lati opposti, perché per avere il massimo rendimento bisogna anche massimizzare il rischio. Però già Bitcoin è un asset ad alto rischio di per sé, e per tanto non esageriamo cercando di puntare tutto su Bitcoin, immaginandocelo che faccia 100 per, così ci facciamo i nostri calcoli mentali e ci immaginiamo già con la Lambo, perché non funziona così. Bisogna andare a concretizzare i profitti ogni tanto, e uno dei metodi appunto è quello del ribilanciamento. Ad esempio, io al momento, avendo il 50% del portafoglio in cash, se Bitcoin mi fa un più 30%, io sposto una parte in cash proprio per via del ribilanciamento. Questo è uno dei metodi semplici, diciamo così, e volendo si può ragionare come, non lo so, facendo anche una diminuzione progressiva in percentuale del portafoglio di Bitcoin, vedendolo che si avvicina in una situazione da bolla, ok? Magari se al momento io ho il 20% in cripto, vedo che vanno in bolla, magari le riduco di un punto percentuale al mese, per dire, così faccio un po' più di cash out. Ecco, bisogna avere un progetto secondo me di questo tipo, in modo da pararsi tra virgolette cioè mettersi un'armatura contro una bolla, cioè se abbiamo una bolla avere un modo per monetizzarla e non cavalcarla salendo e scendendo, e in modo da appunto fare un cash out durante la bolla e poi magari ritornare dopo, anche semplicemente durante un pump. Questo ovviamente a patto che vogliamo sempre rimanere investiti in cripto, perché abbiamo le nostre motivazioni per farlo. Qua si parla di investimento e non di speculazione. Se si parla invece di speculazione, si abbozzano dei trade, si fanno i nostri setup, facciamo gli ingressi e le uscite pianificati a priori e il tutto si riduce a quello. Dunque, andiamo avanti. No, investo azionario, non investo in azionario. Ok, bene, qua ci sono investitori di vario genere, no? Avevo anche chiesto a voi quanto investite in cripto, quanto in altro, così, ed è bello vedere come c'è varietà. C'è chi va 100% cripto addirittura, chi poco, chi più. Bello, bello. Ciao Luca, oltre ai complimenti standard per i contenuti, che ti ringrazio molto, due domande. Quale broker consigli per operare in short in cripto? OKX o FTX? Ti rispondo subito, perché purtroppo OKX in Italia non permette di utilizzare i servizi di derivati. Quindi io ti dico, allora, FTX ottimo, lo utilizzo, eccellente, e ha collaterali più coin, ma soprattutto USDT in particolare, stable coins diciamo. Se vuoi usare come collaterale Bitcoin invece per andare short, o Ethereum o altre altcoins, ti consiglio solo per Bitcoin BitMEX, per anche Ethereum EOS e Ripple, non so, un po' di, se proprio ti vuoi del male holdando i Ripple, c'è Bybit, sono tutti exchange ottimi. In ogni caso, nei miei video lascio sempre su YouTube, lascio sempre in descrizione le piattaforme che utilizzo e che consiglio fondamentalmente. 2. Nell'individuare supporti e resistenze, ha senso andare a vedere livelli di prezzo vecchi di 1-2 x anni? La liquidità si sarà spostata chissà dove nel frattempo. Sì, ti dico la verità, dipende da cosa osservi. Cioè, se tu vai a osservare un grafico con time frame mensile, allora potrebbe avere senso andare a vedere le resistenze magari dell'ultimo anno, dell'ultimo anno e mezzo, però tendo a non andare mai più indietro. Se vai ovviamente a esaminare i time frame giornaliero o addirittura intraday, perde molto di senso secondo me, perché non ha appunto senso andare a tracciare tutte le resistenze storiche, altrimenti ne avresti una quantità industriale. Magari se ce n'è una in
importante, del tipo che Bitcoin ti fa una formazione puntiforme molto forte con un rifiuto fortissimo del prezzo, allora quella lì potrebbe valer la pena tenerla, però giusto le major, ecco, quindi magari limitandosi a un time frame che può essere il settimanale o mensile per tracciare quelle due o tre resistenze che magari valgono come resistenze storiche, in particolare se non sono mai state retestate, che in quel caso lì valgono anche se sono vecchie. Quindi fondamentalmente una resistenza anche vecchia, magari di un anno e mezzo fa, di due anni fa, mai retestata, è un livello di prezzo secondo me utile da considerare. Una resistenza di due o tre anni fa, che poi ci siamo passati in mezzo 500 volte, non vale più assolutamente niente. Ciao Luca, non capisco il tuo interesse per Ether al fine investimento, una coin che ha supply infinita. Guarda, hai ragione, la supply infinita è una delle debolezze di Ether, volendo dal punto di vista meramente inflazionario. Adesso ci sarà, col passaggio poi al 2.0, ci sarà una riduzione poi della diluizione della supply, però secondo me in Ether, così come anche nelle altre, può, cioè almeno per l'immediato, è una cosa che conta un po' meno, perché si basa di più, come dire, sul network effect, sull'utilizzo stesso di Ether e ovviamente sulla speculazione. Il discorso della diluizione del cap infinito vale molto di più sul lungo periodo, quindi al limite, se vedo che inizierà a pesare di più, vedo che ritarderanno di più gli sviluppi e quant'altro, potrò decidere di ridurre o addirittura azzerare il portafoglio su Ether. In questo periodo storico mi sento particolarmente bullish su Ether per i motivi che ho trattato anche spesso, secondo me, di cui parlo abbastanza spesso. Il primo, ovviamente, al momento è la nascita di tantissime applicazioni sulla blockchain Ethereum, la DeFi prima di tutte, che è la moda del momento, un po' un trend molto forte, ma è sostanza, cioè stavolta non stiamo parlando di ICO, che anche le ICO, che erano il primo grande trend nato, guarda caso, anche quello su Ethereum, non parlavamo solo di fuffa, perché c'era, ok, poi è stato usato per buttare fuori delle fuffate clamorose, però c'è la possibilità di fare un crowdfunding decentralizzato, aperto a tutti, senza necessità di conti bancari, cioè è una cosa forte, e ricevere in cambio un token, una partecipazione in un progetto che potrebbe avere addirittura un utilizzo nel progetto stesso, cioè è notevole questo secondo me. Poi ovviamente ci sono stati milioni di scam, come era ovvio che succedesse, perché l'uomo, la natura umana è fatta così, se trova modo di truffare in qualche modo lo fa, purtroppo, soprattutto guardando dall'alto, cioè statisticamente purtroppo molti lo fanno, e quindi sono nate fuffe su fuffe per raccattare capitale ai poveri ignari, e le ICO sono state ricordate per quello. Però io, cioè, punto comunque, spingo a ricordarle anche per la qualità, per cioè che cosa vuol dire. E al momento la DeFi, che è una cosa notevole anche quella, perché disintermedia dei servizi finanziari, cioè veramente è rivoluzionaria. E poi pensate a quanti sviluppi ci possono essere per la DeFi e per questo mondo appunto di servizi finanziari decentralizzati, con la possibilità di costruirci sopra, di integrarli con altre piattaforme. Cioè mi immagino quando si potrà tokenizzare magari altre cose, si potrà integrare lì sopra questa tokenizzazione, e si potrà mettere, che ne so, delle proprietà, atti di proprietà, piuttosto che partecipazioni in aziende, piuttosto che in DeFi. Cioè veramente c'è un futuro davanti che è immenso a mio parere, e quindi stiamo parlando appunto di sviluppi concreti. Quante altre cripto, quante altre blockchain possono dire la medesima cosa? Secondo me poche. Quindi al momento la DeFi probabilmente è appena una delle domande che mi faccio più spesso è: ma siamo già in piena bolla o siamo agli inizi? Per quanto riguarda il prezzo, effettivamente non lo so, nel senso, secondo me già siamo in una buona fase della bolla, vista la volatilità che c'è, però per quanto riguarda lo sviluppo siamo veramente agli inizi. E la seconda cosa è la moda cross-chain, nel senso che ultimamente vanno molto appunto i progetti cross-chain che puntano a portare asset da una blockchain a un'altra, tipo Bitcoin su Ethereum, tipo Zcash su Ethereum, guarda caso appunto per portarli soprattutto su Ethereum, per integrarli con gli ecosistemi DeFi e le dApps, perché solo Ethereum al momento offre un'infrastruttura che ha
dei casi d'uso provati, utilizzati, testati. Sicuramente è tutto fuorché perfetto Ethereum, ma in questo periodo storico io sono molto bullish. Ecco, bene, la mia scillata l'ho fatta. Atom, dai un occhio, sembra essere messo molto bene, me lo segno. Ho uno screen della tua faccia che può diventare il meme sostitutivo di Messi, lo voglio vedere assolutamente, mandalo su Discord, ti prego. Su Plutus concordo con Luca, non mi convince, sai, ma ti dico la verità, non convince molto nemmeno a me. Io la mia opinione l'ho detta, poi non dico fa schifo, è un'opinione, come sempre, su tutto quello che dico. Domanda, mi interesserebbe capire meglio il discorso funding di futures e perpetual, se potessi perderci due parole sarebbe fantastico. Assolutamente sì. Allora, facciamo intanto la distinzione su che cos'è un future e che cos'è un perpetual. Avevo alcune slide che magari un giorno ci faccio un video, le avevo portate quando avevo fatto la presentazione agli eventi di Binance, visto che comunque Binance Futures, che è un exchange che vi consiglio alla grande, ospita sia i future che i perpetual, avevo presentato le differenze principali, perché comunque per un neofita magari non conosce gli strumenti derivati e vede i future, vede i perpetual, dice ma sì, io voglio andare long o short su Bitcoin, cosa vuol dire sta roba qua? E allora c'è da capire che cosa significa. Allora, il future è il primo contratto derivato per conoscenza e per diffusione e fondamentalmente è vediamola così, una scommessa sul prezzo di Bitcoin a una certa data. Quindi ogni giorno noi scommettiamo che alla data di scadenza del future, perché il future ha una scadenza, esempio se voi andate su che ne so FTX, mi pare ci siano quelli a scadenza dicembre, 6 dicembre di quest'anno, allora io sto dicendo che se acquisto un future, un contratto future, è come se stessi acquistando un bitcoin a quel prezzo del future per dicembre, per il giorno della scadenza. Ovviamente è un mercato molto più liquido perché non sto scambiando bitcoin ma sto scambiando dei contratti che sono erogati dall'exchange stesso, quindi l'exchange li può creare, ovviamente deve avere il collaterale poi per pagare alla scadenza, ma permette di andare in leve più alte, di avere maggior liquidità, proprio perché non c'è da fare i prestiti tipici del margin trading. Se io voglio andare in leva comprando o vendendo bitcoin fisici, tra virgolette ovviamente, devo prendere in prestito bitcoin di altri per venderli o prenderli in prestito degli USDT per comprare più bitcoin, quella è l'operatività in leva. Coi contratti future semplicemente io nel contratto scrivo che vincolo un certo margine come collaterale e ho un potere d'acquisto 10-100 volte superiore, quella è l'operatività in leva o appunto trading con margine, che col future appunto permette leve molto più alte proprio perché non c'è bisogno di tutta quella liquidità da dare in prestito, quindi questo è il grosso vantaggio dei future. Lo svantaggio dei future è che essendo contratti appunto basati sul futuro a una scadenza spesso hanno un prezzo che diverge dal prezzo del sottostante. Ad esempio adesso Bitcoin magari è a 9.260, vedo il future potrebbe essere a 9.004 perché c'è un sentiment bullish. Questo da un lato è un'opportunità per chi fa magari delle operazioni di tipo cash and carry, che è un'operatività che mira a comprare un Bitcoin e a shortare un future, così alla fine guadagni la differenza fondamentalmente. Però per chi vuole magari andare long non gli piace molto che gli viene erosa una parte di guadagno dal fatto che c'è il future che costa un po' di più di Bitcoin e soprattutto il discorso della scadenza, ecco. Di contro appunto abbiamo il perpetual che supera questo vantaggio del tempo e va a diventare legato con il sottostante stesso come prezzo, allo stesso prezzo. In che modo? In modo che si raggiunge questo scopo permettendo, cioè facendo ogni 8 ore oppure ogni ora, dipende dall'exchange, quello che si chiama funding, ovvero chi ha posizioni long sul perpetual paga chi ha posizioni short o viceversa, a seconda che il prezzo del perpetual sia più alto o più basso del prezzo del sottostante. Anche qua faccio un esempio pratico che vale più di 1000 parole. Se Bitcoin vale 10.000 e il perpetual vale 10.100, supponiamo, i long pagheranno gli short per incentivare ad aprire nuovi short, in modo da far abbassare il prezzo del perpetual e farlo convergere col prezzo di Bitcoin. Insomma, il senso è un po' questo. Basta, non voglio tediare con questi discorsi troppo tecnici, perché altrimenti poi scappate via tutti, però il senso è un po' questo qua. Ecco, spero di esserti stato utile. Che broker usi per il Forex? Il Forex si usa solo con leve, vero? Guarda, io ho iniziato il mio esperimento col Forex e tra poco vi consiglio
condivido i primi risultati, ho una posizione aperta in questo momento, eccola, e sto utilizzando PrimeXBT per un semplice motivo che mi permette di operare con collaterale Bitcoin. Quindi, come vedete, io ho Bitcoin, questo è il mio risultato dall'inizio delle mie operazioni, che per adesso è in negativo. Tra poco magari ve ne parlo un po', che c'ho anche il registro dove vi pubblico tutti i miei risultati. Adesso ho un trade che ho aperto su dollaro yen, l'ho aperto qua. Cos'era? 107.643, con il primo take profit l'ho raggiunto, il secondo è 107.402, vediamo un po' come va. E quindi niente, utilizzo questo perché utilizza come collaterale Bitcoin, non c'è KYC, non c'è niente, quindi tu apri l'account, depositi Bitcoin e sei già sul pezzo per operare, per fare trading. Ovviamente sì, serve la leva sul Forex perché ci sono delle variazioni percentuali minime e pertanto servono leve anche piuttosto alte. Si parla di fare dei trade che hanno degli stop loss almeno 0,0 qualcosa per cento, quindi la leva sì, è assolutamente d'obbligo. Adesso vediamo se mi va in take profit questo, anche al secondo questo trade, altrimenti se vedo che inizia a presentarsi della domanda potrei pensare di chiuderlo prematuramente. Comunque mi trovo bene con PrimeXBT, ci avevo fatto un video ma purtroppo YouTube ha ben pensato di brasarmelo via, magari adesso vediamo, fare qualche follow up. Comunque tra poco facciamo anche l'angolino del Forex. Per il momento rimaniamo ancora un attimino su BTC. Ci sono anch'io, è vero, Akira è una anche presente sul nostro gruppo Discord e ti saluto, infatti, lo so, mi ricordavo di te. Anche io fanciulla, 3, la scorsa volta visto in differita. Ebbene, adesso sei anche live, boh, ormai siete quasi in superiorità numerica, mi sto per spaventare. Dicevo, eccolo, Plutus. L'affronto, tanto per capire qualcosa, era la più immediata. Aspetto quella di crypto.com, ma sarà lunghissima. Come mai non ti convince questo genere di carte? Se considero quante cose ho come spese mensili, non mi sembra male ottenere qualcosa. Poi io non ho una carta di debito ricaricabile, quindi mi viene anche comodo. Ma guarda, te l'ho detto, dipende tutto dalla necessità. Plutus è sì, se sei disposto a pagare appunto un canone, se ritieni che l'utilizzo che ne fai ti va a coprire magari le spese del canone, oppure vale la pena pagare un canone. Io personalmente non utilizzo spesso le carte cripto e quindi non ha senso andarmi a pagare anche 5-6 euro al mese per un servizio che non uso, cioè sono buttati via. Preferisco magari pagare una fee, una tanto quando la utilizzo, che poi a conti fatti è minore del canone mensile. Questo è un po' il mio pensiero, ecco. Sì, infatti, se aggiungi interoperabilità a DeFi esce un progetto pazzesco, sì, soprattutto calcolando che su Ether cross chain te lo scordi per adesso. Esatto, infatti ci sono un sacco di progetti come appunto Polkadot, Ren, tutti questi qua che puntano a colmare questa piccola falla di Ether. Di Algorand ne parliamo, ma guarda, Algorand non sono un grandissimo fan. Ti dico, speculativamente ci avevo aperto qualche posizione, ma non l'ho mai particolarmente approfondita. Avevo dato un'occhiata volante, ma non mi ha mai attirato tanto da volerla approfondire. Troppe altcoins ci sono. Altra domanda di avidità. Mi sono interessato ai contratti Move FTX giornalieri su BTC. Innanzitutto, hai già visto la mia faccia, cosa ne pensi? Come funziona la leva per questi e si possono vendere prima della scadenza? Non ho mai capito se i futures e simili si possono vendere senza fee aggiuntive prima della scadenza. Allora, la risposta è sì, anche i futures si possono vendere quando vuoi senza fee aggiuntive, anzi forse se tu li porti a scadenza a volte hai una settlement fee, quindi hai una fee per la maturazione del future. Per quanto riguarda i contratti Move, allora è esattamente la stessa cosa, tu puoi comprarli e venderli quando vuoi, ma i Move giornalieri, occhio, cioè sono veramente gambling, sono vicini al gambling. Io starei molto attento perché cioè, è veramente una roba troppo volatile, troppo imprevedibile. Magari se vuoi andare a fare dei trade sulla volatilità, guarda quelli a un po' più lunga scadenza, ecco. Quelli giornalieri, ma non mi ispirano granché, ecco, a dire la verità.
Ciao Luca Domandona, dato che più o meno tutti hanno messo il gettone su una bull run nel 2021, ecco, quindi non ci sarà. Pensi che il fatto che ci siano le presidenziali USA a novembre 2020, statisticamente l'anno successivo è bear sulle borse, se non ricordo male, e che ad oggi la borsa USA è scorrelata dall'economia reale, può essere che nel 2021 i nodi vengano al pettine e le cripto ne risentano in negativo? Bella domanda. Allora, qua mettiamo insieme un po' di cose. Mettiamo insieme la correlazione cripto stocks, c'è, non c'è, cos'è, cosa non è. Mettiamo insieme l'effetto delle presidenziali sul mercato stocks. La sentite? Ho la finestra chiusa, magari si sente meno, ma è passata, lo giuro. E insomma, mettiamo insieme tutte queste cose. Io vi dico la mia. Secondo me le presidenziali avranno indubbiamente un effetto sullo stock market, in particolare se non verrà rieletto Donald Trump, potrebbero avere degli effetti abbastanza marcati, ribassisti, sullo stock market. Che questo poi vada a impattare in qualche modo sulle cripto va oltre la mia sfera di cristallo. Ecco, io mi limito a dire questo. Le cripto guardiamole, seguiamole, alla fine hanno il loro trend e si capisce abbastanza bene seguendone il mercato. Io ti dico, è vero, il discorso presidenziale è importantissimo per il discorso stock market long o short, perché adesso siamo in bolla. Se Trump non viene rieletto, secondo me potrebbe arrivare un'altra bella batosta. Con i tassi di interesse così bassi attualmente che ci sono, potrebbe essere una bella botta. I token bull o bear hanno dei costi come gli ETF a leva tradizionali? Nei tradizionali? Allora, i token bull o bear sì, hanno dei costi di gestione, mi pare giornalieri, se non erro, e poi più che altro con i token bull e bear bisogna stare molto attenti che il mercato non vada per sbaglio in lateralizzazione per vari giorni, altrimenti ci taglia le gambe completamente. Molta attenzione a usare i token bull e bear. Io avevo fatto qualche mese fa, ma non ho ricevuto i $20. Cavolo, mi spiace perché strano, devo informarmi. Fatto Celsius, tutto ok. Ecco, vedi? Non lo so, che strano. Non mi fa impazzire. Rond nettamente superiore. Si parla di Algorand. RD nettamente superiore. A proposito, che numeri? Sono uscito troppo presto, ma va bene così. Profitti sono profitti. E RD ha fatto dei bei numeri, è vero. Miglior broker per acquistare azioni? Ma io per acquistarle e holdarle utilizzo la piattaforma della mia banca. L'ho citato più volte il motivo. Fondamentalmente perché mi fa da sostituto d'imposta. Mi calcola plusvalenze e minusvalenze e me le gestisce da sé. E la ritengo un po' più sicura, magari di broker locati all'estero, ecco, questo è un po' il motivo. Sto sbroccando per mettere un messaggio evidenziato. Non ti fa impazzire? Qua si parla sempre di Algorand. Conoscete EVT, Energy Web Token? Assolutamente no, mai sentito nominare. No, a me funziona perfettamente, ok. Fatto Celsius, tutto ok. Ciao Luca, sei un grande, grazie innanzitutto. Quanti token Nexo devo dare per aver diritto al 40% di sconto sugli interessi del prestito? Allora, se non erro, il 10% del tuo totale, cioè tu hai X sul wallet, almeno il 10% devono essere in token Nexo. Comunque, buttaci un occhio perché è facile da trovare, insomma, te lo oscillano talmente tanto il loro token che lo trovi abbastanza semplicemente. Ti danno lo sconto sugli interessi del prestito e una fee più alta, cioè un interesse più alto sulla rendita passiva. Ecco il 10% del tuo capitale totale, grazie Cisco XBT che ti ha risposto anche lui. DeFi unico target, esplosione della bolla. Per adesso sì, è il primo target di sicuro. Ciao Luke, dai un'occhiata a Monero, volentieri, tra poco andiamo a vedere i grafici. Fineco ha le fees altissime, sì, infatti io stavo guardando qua sotto. Anch'io utilizzo Fineco che effettivamente ha un sistema a scala per le fees, cioè più operazioni fai o più volumi muovi e meno fees paghi. Effettivamente non sono basse, dipende, anche lì c'è da fare un po' due conti. Se uno fa trading non conviene, perché insomma diventano abbastanza importanti. Se uno fa come me veramente pochissime operazioni al mese, io di solito le faccio lì, ecco. Altrimenti mi hanno parlato bene di DeGiro. Io per i derivati utilizzo Interactive Brokers, che però anche lì ci sono delle spese in più, c'è un canone, insomma si va incontro ad altri tipi di spese. Alla fine gira e rigira, c'è da fare un po' di conti. Allora, ciao Luke, puoi suggerire? Ho sbagliato. Ciao Luca, ma se scambio cripto, come faccio a valorizzarlo?
Nel senso, ho letto che ogni cambio va valutata la plusvalenza e minusvalenza in euro. Lì non è facile, lì si va incontro a tutte le oscurità della legge italiana su questo argomento. Teoricamente c'è da prendere il cambio al momento in cui hai fatto la transazione di acquisto e vendita. Può diventare un dannatissimo delirio. Nel caso in cui tu ne fai tante, diventa veramente, veramente complicato. Allora, come faccio a sapere quanto valeva nel momento dello scambio? Esatto, tu dovresti andarti a recuperare tutti i dati, storici per ogni scambio che fai. Ciao Liu, puoi suggerire come gestire una posizione? Quando è il caso di chiudere, quando è il caso di lasciare correre? Dipende dal perché della posizione. Guarda, poco fa, senza neanche farlo apposta, chiedevo su Discord, perché ve l'ho detto, sto sperimentando sul Forex, e chiedevo su Discord a gente che lo fa da più tempo di me, ma voi come gestite gli stop? Perché sul Forex ci si muove più in fretta. Sulle cripto io mi muovo sul time frame giornaliero, sul Forex vai sul 30 minuti, un'ora, 2 ore. E dicevo, ma lo stop? Uso una logica analoga, cioè quando faccio, non lo so, un higher high vado a mettere lo stop sull'higher low piuttosto che oppure no. E giustamente mi hanno risposto: ma dipende, cioè perché muovi lo stop alla fine? Il discorso da fare è quello. Quindi, secondo me, per gestire una posizione ci sono due modi che possono essere comodi, che io utilizzo. Mi limito alle cripto, ovviamente, dove ho più esperienza, io faccio così, ovvero primo. Andare a fare un take profit parziale, se parliamo di trade speculativi, ovviamente, ad esempio a una prima zona di resistenza per escludere il rischio, in modo da uscire da parte di posizione, assicurarti di avere un break even se il resto va in stop loss e lasciar correre tutto quanto il resto. Altrimenti, si può andare a fare un trailing stop, nel senso che, ad esempio, un'altra cosa che faccio io, quando c'è un higher high sul giornaliero, io vado a spostare lo stop al low successivo, sempre sul giornaliero, e vado a seguire un po' le oscillazioni, perché se poi si va a fare un lower low si invalida un po' la struttura rialzista e così via. Al contrario, cioè, infine, anzi, se ho una posizione trend follower basata ad esempio sulle medie mobili, sugli incroci delle medie mobili, sulle pendenze delle medie mobili, andrò a prendere il segnale di chiusura della posizione, banalmente. Però appunto devo aver chiaro quello, cioè ho un take profit, voglio escludere il rischio, ho il take profit già messo e sposto solo lo stop, ho un segnale di ingresso, un segnale d'uscita, in base a quello decido. Algorand, venerdì pomeriggio dovrebbe esserci una live in giro con un mostro della matematica, Silvio Micali. Questo dovrebbe sistemare il trittico di problemi sulla chain di BTC. Guarda, non ne so assolutamente niente, te l'ho detto, sono abbastanza una capra su Algorand, quindi se magari vuole dire qualcosa il nostro VeChain Holder. Ogni volta che aggiungo capitali devo aggiungere un equivalente 10% in più di Nexo, sì, per avere lo sconto, sì, cioè il 10% del totale deve essere in Nexo almeno. Fare un video sull'operatività, features, perché no? Vorrei fare un video su, cioè una serie di video sulle basi del trading, quindi come aprire un ordine, che differenza c'è tra gli ordini, cosa sono i futures, insomma queste cose qui. Non so se potrebbe essere utile oppure no, ho paura, cioè non voglio trascurare comunque la fetta di pubblico che è nuova al trading, perché è quella anzi a cui tengo forse di più, che impari a fare trading in maniera furba e non a buttare i suoi soldi, quindi volevo fare una cosa così. Sei informato sul minting di Cava? Vale la pena o è solo FOMO? Ma guarda, non credo sia solo FOMO, è un bel progetto alla fine su Binance Chain, è il più serio indubbiamente su Binance Chain, e l'hanno rimandato, il minting doveva essere il 1° di luglio, lo hanno rimandato a metà mese se non ricordo all'incirca, e io ho aperto una posizione su Cava, un long da un po' che tra un po' andiamo a vedere, e lo trovo un progetto assolutamente interessante. Io ho scritto allo staff e mi hanno detto che per avere 10% devi avere 10%. Ok, sì, su Nexo. Va bene, allora vado a fumare una sigaretta, ma alzo il volume a fuoco. Se lanci il sondaggio mi prendo malissimo. No, non ancora, non ancora. Allora, bene, dai, andiamo a vedere un po' di grafici. Quindi stop alle domande per un attimo e andiamo a dare un'occhiata ai nostri amati grafici.
Partendo da Bitcoin, quindi il nostro Bitcoin cosa ci combina? Ve l'ho detto, siamo lato macro, siamo sempre all'interno del range, quindi abbiamo il nostro range low e range high che rimangono 8600 circa sotto e 10.000 sopra, quindi i nostri soliti livelli insomma, e fin tanto che ci troviamo qua dentro siamo in una fase laterale che deve dimostrarsi di distribuzione o accumulazione a seconda di come va. Come mai io ho messo questi segni, questo punto interrogativo, questo pattern che si ripete? Ecco, questa è la cosa che potrebbe essere più interessante in assoluto. Perché? Guardate, allora, cosa abbiamo avuto? Ne abbiamo parlato anche nella scorsa live, quindi magari non è una novità, spero di non annoiarvi. In ogni caso, vedete che a volte all'interno di una fase laterale domanda e offerta, scusate, lasciano delle belle impronte. Guardate ad esempio qui, abbiamo questo segno falso break, ovvero la domanda ha spinto un po', ha scatenato posizioni ed è andata a bucare la resistenza in alto, laddove poi si è andata a palesare dell'offerta che ha respinto all'interno della resistenza stessa, insomma un falso break in termini semplici. E questi falsi break sono dei segnali notevoli da parte dell'offerta che ci fa capire che comunque è presente ed è schiacciante, soprattutto ributta dentro e filla nel frattempo degli short. Quindi questa area diventa un'area di liquidità in cui si sono fillati degli short. Dopodiché abbiamo lateralizzato ancora un po' e abbiamo attaccato nuovamente il range high, vedete, tac, qua, sempre con un falso break che non è neanche un falso break, è più un failure swing, perché non si è nemmeno chiusa la candela. Poi è stato subito respinto in basso e gli short sono stati preponderanti. E quindi anche qua, vedete, abbiamo un'improntona dell'offerta un po' più in basso, tra l'altro sta difendendo duro. Andiamo avanti, si forma questo piccolo range e vedete che cerca di romperlo a rialzo e poi di nuovo un falso break in questo caso e un'altra impronta dell'offerta ancora più in basso che difende i suoi interessi. Infine, vedete, abbiamo fatto una cosa che è praticamente analoga a questa, solo un blocchettino sotto, no, X no, un blocchettino sotto, vedete qua, abbiamo lateralizzato, c'è questo attacco da parte della domanda, adesso c'è da vedere se c'è follow up di domanda oppure se l'offerta lo schiaccia, e se l'offerta lo schiaccia un ripetersi di questo pattern qui, quindi altra improntona dell'offerta che fa capire che insomma non c'è tanta trippa per gatti, siamo in una fase di discesa. E quindi se così fosse sarebbe un segno che con buona probabilità andremo ad attaccare il range low e a vedere se regge con tutti gli short fillati. Poi ovviamente all'approccio col range low, anche con tutti questi short fillati, non è che vuole dire che lo buchiamo, perché magari fanno anche del take profit, magari il loro obiettivo era semplicemente di cavalcare il range a ribasso, perché no? È tutto da vedere, insomma, lo vedremo, e vedremo in primis da come si risolve questo pattern, quindi avremo riassorbimento all'interno del range? Se sì, abbiamo un altro di questi. Avremo follow up di domanda? Se sì, ottimo, perché non abbiamo un altro di questi e potrebbe essere un sintomo che chi ha aperto posizioni short in questi settori magari ha iniziato a fare take profit in quest'area, che vedete si è formato un bel pool di liquidità in domanda qui, e si inizia a invertire un po' il bias, è ora che inizi a farsi vedere un po' la domanda, e quindi questo potrebbe essere un piccolo bottom locale. E potremmo andare di nuovo ad affrontare le resistenze più vicine. Le resistenze più vicine sarebbero chiaramente la prima 9500 e poi abbiamo il top, cioè queste punte qua purtroppo diventano tutte delle resistenze, cioè abbiamo lo spike e la chiusura che formano un'area di liquidità che è dopo questa resistenza, è la seconda, quindi c'è da tenere conto anche di quella. La medesima cosa vale qui, quindi abbiamo questo punto e quest'altro punto, e la medesima cosa poi varrà qua in alto. Purtroppo vedete che si vanno a formare appunto delle zone di liquidità e delle resistenze anche più in alto. Questo è un po' il discorso, quindi di strada da fare per la domanda ce n'è, di ostacoli ce ne sono chiaramente, e vanno superati, cioè deve mostrarsi sufficiente ad assorbire tutti questi muri. Se così farà magari riuscirà ad uscire dal range. D'altronde
il motivo per cui i range si spengono così tanto è proprio che ci si compatta così tanta liquidità nei suoi dintorni, cioè diventa veramente una situazione che spegne un po' il mercato. E quando è che si potrebbe palesare liquidità? Beh, chiaramente all'approccio con range low, se dovessimo andare invece a verificare il pattern bearish, e di nuovo ad avere una follow up poi dall'offerta che vada ad attaccare il range low. In questo caso il range low probabilmente risveglierebbe un po' gli animi della domanda e dell'offerta, insomma risveglierebbe un po' il mercato. Perché? Perché è uno dei due livelli chiave del range, quindi è dove i trader magari hanno voglia di nuovo di rientrare. Chiaramente se il prezzo è qua in mezzo che gira senza troppe pretese, non è che si aprono molte posizioni, capirete bene, e lo vedete anche dai volumi che comunque sono in trend calante. Al contrario, se il prezzo approccia il range low, magari c'è chi vuole andare long, c'è chi vuole andare short per cercare di bucarlo. Se appena appena lo dovessimo rompere a ribasso, si scatenerebbe un sacco di liquidità in stop e in breakdown, immagino. Quindi è una zona più calda, sicuramente appunto più calda della via di mezzo. Per andare a toccare il range low bisognerebbe da parte dell'offerta mangiare tutta questa liquidità in domanda e poi appunto mangiare anche il range nell'eventualità lo si voglia andare a bucare. Sul range low ci potrebbero essere degli interessanti pattern, degli interessanti setup anche, ma non solo short, anzi forse più long che short, perché qualora dovessimo avere un'altra formazione puntiforme che arriva appena appena al range low e poi rimbalza con vigore, sarebbe un'opportunità volendo di long, perché ricordiamoci comunque, anche se ha perso un po' di valore, che arriviamo da un bel movimento rialzista e il mercato complessivamente ha un bias buono, cioè non è male, non è malmesso il mercato, è in lateralizzazione ma in una situazione che ha del gran potenziale. Tra poco vediamo anche il grafico settimanale che magari ci aiuta anche a capirlo. In ogni caso, ve l'ho detto, quindi il vedere domanda sul range low è un setup long, il vedere una sorta di failure swing come questo è un setup long, il vedere un break, una spazzata e un rientro nel range è un setup long al rientro nel range. Quindi attenzione a non farsi intrappolare shortando qui, perché è un rischio, cioè shortare subito dopo l'uscita da un range è un bel rischio. Io lo short lo cercherei se facciamo un'uscita netta, tipo così, e poi storniamo un po'. Allora lì magari lo short ci sta, ma se dovessimo fare una cosa così, anzi facciamo così, vicino al range low e poi lateralizziamo con volumi magari piatti, attenzione, pericolo BART, conosciamo molto bene questo pattern. Andiamo a vedere il grafico settimanale. Ora che abbiamo visto il daily, allora il settimanale, come vedete, fa vedere una sorta di forza di gravità discendente e adesso sembra che ci sia un piccolo colpo di renni da parte della domanda, che per ora era un po' scarsa. Allora, all'inizio avevamo della gran bagarre, vedete, su giù su giù su giù, abbiamo attaccato questo pool e quest'altro pool che sono range high e range low, né più né meno, e poi abbiamo avuto questa fase di esaurimento dove il mercato è un po' morto e adesso servono appunto volumi. Quindi il time frame settimanale non ci dice niente se non che ci muoviamo in orizzontale. Poi ovviamente se andiamo a vedere anche quello mensile, cosa che avevamo già fatto, vediamo come la direzionalità comunque sia, cioè il bias sia forse un po' più bullish, perché gli ultimi movimenti sono comunque innescati dalla domanda. Se vediamo il dump che è stato arginato comunque in zona bottom ed ha subito respinto con follow up di domanda dopo si è formata questa sorta di formazione simmetrica che ha assorbito completamente il dump, ci ha portati fuori dalla trend line discendente, insomma di domanda se ne vede, quindi c'è giusto da sfondare, come vedete, queste benedette resistenze che rimangono. C'è un pool di liquidità abbastanza importante qua sopra che, se bucato, potrebbe dare grandi grandi soddisfazioni. Poi andiamo a vedere, direi, le altre coin. Su Bitcoin abbiamo detto un po' tutto, le zone chiave sono quelle. Abbiamo il mini range che deve dare follow up di domanda se vuole essere bullish, altrimenti abbiamo l'ennesimo setup di questo tipo. Poi andiamo a targettare il range low, e targettare è una bruttissima parola, lo so, andiamo a puntare al range low e vediamo se si forma un setup long, altrimenti se c'è appunto follow up di domanda, attenzione a questa zona che contiene liquidità, insomma non
è una zona da long, secondo me. Io di setup long non ne aprirei, magari chi opera nell'intraday veloce, se vede un follow up di domanda gli viene voglia di andare a cercare il long magari sul brevissimo, ma io mi astengo volentieri. Andiamo a vedere le altre di posizioni, partendo da Ether, che mi sta dando molte soddisfazioni, perché effettivamente, guardate, il range sembra essere in procinto di venire rotto, vedete questo, in cui ci siamo mossi nell'ultimo mese e oltre, pool di liquidità in offerta che rischia di diventare di domanda, perché guardate, è stato bucato, oggi c'è già stato un retest e sembra che il retest abbia innescato domanda, e questo sarebbe un segno veramente pazzesco. Se andiamo a rompere, secondo me, questa zona, ne vedremo delle belle, questa è 00261, proprio perché andiamo a fare un higher high. Questo potrebbe diventare un costrutto di bottom, questo qua, scusate, mi strozzo. E infine abbiamo quest'ultima resistenza, 00276, che se rotta si salvi chi può, perché veramente abbiamo un sacco di spazio per crescere, si va in questa zona come target successivo. Bello, ben messo Ethereum, e un altro dei motivi appunto per cui ho dedicato una fettina in più del portafoglio è quella. Ma inoltre, oltre al portafoglio, ho anche una parte speculativa, una posizione speculativa su Ether, un long aperto da un po', e ovviamente ho intenzione di lasciarlo aperto. Lo stop loss per il momento è sempre qua sotto, ma se adesso andiamo con convinzione a fare una bella leg up, poi lo andrei a spostare con la solita regola di metterlo sotto al low successivo. Vedremo. Tornando a Cava, invece, anche oggi sta andando abbastanza bene. Io ho chiuso metà posizione qua all'incirca, a questo prezzo, che era il giorno prima del primo luglio, quindi avevo paura del sell the news e nel dubbio ho chiuso appunto metà posizione, il resto la sto tenendo aperta, e finché non vedo un setup short dubito che l'andrò a chiudere. Adesso vediamo come approccia con i massimi qua sopra, deve ancora, mi pare, dire quando erogherà il minting, quando inizierà il minting, e quindi vediamo, magari ancora un po' di FOMO la si genera. Poi che altro abbiamo? Allora, andiamo a vedere Reserve, che oggi sta facendo un po' di inciampo, però come vedete ha fatto insomma una sorta di triangolo nel triangolo che poi ha rotto, c'è un sacco di domanda, insomma c'è poco da dire. Io ve l'ho detto, volevo entrare nel retest, ma non so se lo vedrò mai, purtroppo, maledettissimo. E poi cos'altro volevo vedere? REN, che anche questo lo sto seguendo sempre per cercare di entrare nel retest che era qui. E a tal proposito vi evidenzio un setup col senno di poi, quindi che magari vale la pena tenersi in mente per le prossime entry, le prossime coin, insomma. Ovvero, quando c'è una specie di triangolo come questo durante un uptrend marcato, quindi bias high time frame bullish, abbiamo una lateralità sul low time frame, potrebbe valer la pena entrare. Non nel, abbiamo triangolo 1, 2, poi il primo lower high, poi quando si forma il higher low, scusate, potrebbe valer la pena entrare ai primi segni di higher low. Perché? Perché abbiamo un setup rischio rendimento ben definito. Abbiamo un entry, abbiamo uno stop loss che sarebbe sotto allo spike del low precedente, e appunto il rischio rendimento è ottimo perché abbiamo un rischio molto, uno stop loss molto stretto e un rendimento potenziale, volendo possiamo mettere come primo target il primo high del triangolo, e poi per l'eventuale break si lascia correre il profitto, e può essere un setup molto interessante da valutare. Poi che altre coin mi avevate chiesto? Allora, Atom mi ricordo che mi avete chiesto, che l'abbiamo vista anche un po' di tempo fa, perché vedo che abbiamo dei bei disegni. Allora, abbiamo una rottura dei 3100 sat, quindi di questa resistenza. Poi, che è una resistenza, se non erro, settimanale, correggetemi se sbaglio, sì, esatto. Poi, cosa abbiamo ancora? Abbiamo un attacco a questo top, pam, via, che è partito, e al momento ci stiamo dirigendo dritti dritti verso la prima resistenza importante, che sempre su time frame settimanale, la vediamo, è questo clusterone. Allora, io, se dovessimo riconquistarlo,
inizierei a valutare il setup long. Prima sinceramente no, perché vedendo il grafico da time frame settimanale è ancora un po', c'è ancora un po' il suo da dire. Ecco, questo è un po' il discorso. Quindi vorrei vedere il breakout da qua, la conquista di questo pool di liquidità, e in seguito andrei a ipotizzare un trade su time frame giornaliero basato proprio sul bias che invece ho impostato sul time frame settimanale. Questa è la mia visione su Atom. Andiamo a vedere anche Band, che vedo che non si sta comportando male. Guardate, tra l'altro anche lui ha pescato un po' di liquidità da questo cluster intermedio e vedete come ha dato una bella botta adesso, che se dovesse andare a recuperare i 14.700 sat, come vedete da questo grafico, vedete, recuperarli e poi magari ritestarli, avremo un bel costruttino di bottom che non viola l'uptrend su time frame settimanale, avrebbe fatto un po' di storno e quindi magari potrebbe ricaricare un altro bel movimento rialzista. Quindi potrebbe valer la pena tenerlo assolutamente d'occhio, soprattutto in vista di questa situazione piacevole sulle alt. Poi, che altro abbiamo da vedere? Tezos? No, non mi... Ah no, Monero mi avevate chiesto. Poi torno alle domande. Allora, Monero non ha molto da dire, purtroppo. È spiaccicato in zona bottom, vedete, in downtrend continuo. Le privacy coins hanno lasciato un po'... hanno mollato un po' il colpo. E la prima, il primo livello da rompere è questo, rimane sempre questo. Però vedete, non, cioè, non si muove quasi più. È una stable coin, ormai, Monero. E poi abbiamo anche da rompere questo. Questo range un po' più ampio, insomma ce n'è di strada da fare prima di poter entrare long in Monero, secondo me. Non lo so, non mi piace il fatto che sia sgonfiato così tanto. Adesso si sta appiattendo, quindi è un potenziale setup accumulativo per chi vuole accumulare, è mega fan di Monero, però speculativamente parlando un po' meno, ecco. Allora adesso io volevo fare un mini angolino Forex, guardate, perché 5 minuti di numero, e vedere innanzitutto come sta andando la mia posizione, è sempre ferma lì, mannaggia, e farvi vedere un po' i primi risultati. Allora, i primi risultati, che posizioni ho aperto? Ho aperto un euro dollaro ieri, e che è andato in stop loss, è andato veramente malissimo. Sto iniziando a provare, ok, vedete, infatti magari faccio anche qualche modifica al mio trading journal, poi vi lascio sempre il link su Telegram quando apro una posizione. Euro dollaro 30 minuti sweep highs più supply, cosa vuol dire? Vuol dire, è un po' quello che è successo anche oggi, che mi ha triggerato questo su dollaro yen, vedete, questo trade qui, sweep highs più supply, come vedete. Adesso questo è sempre il grafico preso da PrimeXBT. Allora, vedete che abbiamo un questo high, poi abbiamo quest'altro high, che cosa fa? Vedete, lo sweep è quello che accade quando un high successivo buca il precedente. Quindi quello che accade fondamentalmente qua, che ci sono state due shadows che hanno bucato qua, e poi il riassorbimento, una sorta di falso break. E qua di nuovo, più supply, cosa vuol dire? Più offerta, cioè c'è lo sweep e poi l'offerta che schiaccia di nuovo dentro. Quando ho visto questa candela rossa di oggi, che vedete, in realtà sì, sulle due ore ho operato, ho deciso di entrare, in particolare sul retest, poi sul brevissimo sono entrato, quando si è presentata l'offerta che ha schiacciato giù e poi è risalito un po', sono entrato più o meno sul retest della prima area di high. E infatti da qua potete vedere quello che ho fatto, 16.14, no, questo è il primo take profit, 15.31 a 107.643 è stato il mio entry. Quindi lo vedete anche qua, questo qui, no, in realtà era più giù, ho aspettato ancora di più, ho aspettato più offerta e poi il retest su un time frame più basso dopo la prima ondata di offerta. Come vedete, stop loss l'ho messo sopra a questa candela di due ore, che il time frame di riferimento è due ore, e il primo take profit era in questa zona, insomma era la prima zona di supporto, e il secondo era qua sotto. In realtà, forse sullo studio, su TradingView si vede leggermente meglio, vi carico un attimo il mio setup, i miei studi sul Forex. Allora, un attimino, che così ve li mostro. Allora, eccolo qua, dollaro yen, eccolo qui. In realtà non ce l'ho su questo setup, allora ce l'avrò qua, abbiate pazienza, ci vuole un po' di pazienza. Eccolo qui, tac. In realtà sì, è proprio qui. Allora, andiamo a vedere sulle due ore.
due ore, eccolo qua, il mio setupino con lo stop loss sopra al massimo e ecco perché qua ci sono i livelli chiave. Perché, allora, vedete, questo è un supporto molto molto importante anche su dei time frames più elevati, come vedete, e in particolare forse sul giornaliero, eccolo, guardatelo. Vedete, l'high time frame domina sempre, anche sul Forex funziona molto. Vedete, qua c'è una formazione puntiforme, esattamente qui, e quindi questo è un livello importante su cui avevo posto l'attenzione, ecco, il take profit finale. Il take profit intermedio invece l'ho messo qui, che è un supporto che vale un po' di più invece su time frames più brevi, come può essere il 2 ore, vedete, tac, e poi qua ha fatto da resistenza, ha fatto insomma il suo lavoro, l'ha fatto, e quindi l'ho usato come primo take profit a rischio rendimento all'incirca 1, quindi R mezzi con take profit qui, R mezzi con take profit qui se ci arriva, che così ha un rischio rendimento un po' più alto all'incirca 3, come vedete da qua, e andrei insomma non impari ovviamente perché sono sotto di 2R più un R mezzi, e adesso se dovessi fare magari un altro R o qualcosa di più torneremmo un po' in salita, però non ancora impari, insomma. Ho molta strada da fare, ma lo faccio insieme a voi. Al momento questo è il mio profit and loss non realizzato. Vediamo un po' se va a prendermi take profit qui, altrimenti se si verifica un possibile setup long anche sul breve potrei valutare di chiudere la posizione in anticipo. In ogni caso non ho intenzione di lasciarla aperta overnight, la chiuderò prima della chiusura del mercato stesso, perché per evitare le fees overnight e eventuali volatilità dovute all'apertura poi di domani. Nei risultati poi abbiamo anche gli altri, che sono esattamente quelli che vi ho mostrato anche qua, insomma lo short su euro dollaro è andato maluccio, il long su euro sterlina, che in realtà non ce l'ho, sì ce l'ho qui anche lui, che era basato, guardate, adesso c'è addirittura un possibile setup short qua, ci sarebbe da starci dietro tutto il giorno sul Forex. Comunque fondamentalmente avevamo un canale ascendente, questo, eravamo nella zona del low sul canale ascendente, quindi andiamolo a vedere qua, eccolo, nella zona del low c'era stato un rimbalzino, poi vedete questo supporto, questo era stato utilizzato, cioè era stato utilizzato in passato, qua era stato rotto. Ho detto, boh, abbiamo il canale su cui abbiamo rimbalzato, il supporto, la resistenza rotta, entrare sul retest e ovviamente poi bam, stop loss e via. Avevo il mio stop loss, questo adesso volendo è un setup short che dovrei mettermi a pensare, studiare, lo valuterò eventualmente dopo. Comunque questa è la mia situazione attuale, vediamo un po' come va e vi terrò sempre aggiornato su questo mio nuovo percorso. Chiusa la parentesi Forex, perché non vi voglio poi tediare troppo con questo discorso che è un po', esula un po' da quelli che sono i nostri argomenti tipici, quindi torniamo sulle crypto. Torniamo sulle vostre domande in particolare, fatevi avanti allora adesso, fatevi, divertitevi con le domande sulle altcoins. Allora, troppo luminoso, FTM, BTC, andiamo a vedere, Kyber Network, andiamo a vedere anche lui. Allora, FTM, cos'è Factum? No, com'è che si chiamava? FTM, BTC, Phantom, quel c'ero quasi. Allora, ha pompato, lo avevamo visto anche l'ultima volta. Allora, ha pompato e ha superato, tra l'altro, questa zona di resistenza. Che progetto è? Cioè, non lo conosco, Phantom. Che cosa riguarda? Andiamo a vedere, andiamo a costruire qualche livello di prezzo interessante. Allora, abbiamo bucato, come dicevamo, il primo, che è questo qua. Tuttavia adesso dobbiamo vedere se c'è follow up oppure no, potrebbe essere interessante nel caso in cui ci fosse, però prima vorrei informarmi di più su che cos'è, anche perché è un progetto molto nuovo, vedo, ha uno storico brevissimo, forse fin troppo breve per me, è solo un downtrend per adesso, c'è da vedere se potrebbe diventare un uptrend, invertirsi un attimino, chissà. Allora, vuoi riguardare Cardano? Ma sì, dai, riguardiamolo, come Cardano, visto che tra l'altro mi sa che me l'avevate chiesto ma non vi ho filato, sì, a parte che è sempre una sofferenza per me guardare questo grafico. E tra l'altro, anche qua, se non erro, si era presentato, eccolo, il setup che abbiamo visto prima col senno di poi, che in realtà sarebbe andato, oh, in realtà bene, perché guardate, quello che dicevo prima del triangolo che si forma, ok, abbiamo il primo high e il primo low con questa
cosa oscena che mi ha spiorato il mio entry, meglio non pensarci più, basta. Non so quanto gain avrei fatto quest'ora, basta, non pensiamoci più. E poi abbiamo, vedete, il successivo lower high, higher low, e qua vedete al primo segno di higher low si poteva entrare con stop loss qua sotto. Ovviamente questa è un'anomalia bella e buona, e avere il setup che abbiamo visto prima. Al momento è brutalmente rialzista, cioè ha veramente fatto una leg up notevole. Volevo, scusate, cancellare un po' di roba per vedere un grafico su un time frame un po' più ampio. Eccoci. Allora, abbiamo questa bella leg up e il prossimo target principale è questo qua in alto, quindi 1736, però nel frattempo c'è da superare un po' questo blocco. Il blocco che potrebbe essere un po' più ostico potrebbe essere questo clusterino qui in resistenza. Ecco, quindi abbiamo dei livelli di resistenza intermedi, questo che è una sorta di neckline di un test spalle rovesciato, questa qua, poi abbiamo il cluster intermedio e poi abbiamo quest'altro qui. Quindi nel mentre ci si può divertire un po', insomma, sui time frames minori. Tuttavia è bello esteso, quindi non saprei se mi convincerebbe un entry su Cardano al momento. L'ho missata la mia e me ne farò una ragione. Se dovesse ritracciare se ne potrebbe anche parlare. Invece vedete che qua c'è una zona abbastanza interessante per un eventuale entry su ritracciamento, quindi lì magari appunto se ne potrebbe parlare. ITBTC ci sta sempre, l'abbiamo già visto però, ti tocca riguardare la differita, ci metto i minutaggi. Allora, una domanda: se io ho meno di 1000 euro in cripto, avendone persi anche, devo comunque dichiarare? Che in teoria bisognerebbe sempre dichiarare, dipende poi dove li tieni, perché se li tieni su un exchange italiano, no. Se li tieni in qualsiasi altro posto, sì, non ci sono limiti minimi, teoricamente, ripeto, per il dovere di dichiarazione. Cos'è che ha fatto? FTM ha fatto un accordo con Stato Afghano. Madonna, le conosci tutte comunque le altcoins. Sarai il... devi esserci se d'ora in poi tutti i live, tu ci devi essere, così quando qualcuno chiede di un altcoin io interpello te, mi raccomando, ti voglio pronto. Una domanda, ok, l'ho già letta. Che ne pensi di BDAO? Che non mi piace granché, purtroppo. Mi sono già espresso in passato, non mi piace molto, in primis perché ha fatto l'ICO, che è insomma un ICO di un anno, che già quello non lo presenta benissimo, e poi mi sembra una copia un po' di Maker su Binance Chain senza troppe ecco, in confronto Kava è molto 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 meglio come progetto. Conosci Divi? No, ma ne ho sentito nominare, non saprei proprio. Dunque, anch'io avevo un entry su ADA 695, allora conosci, you know that feeling. Ma Stratis? Oddio, Stratis, andiamolo a vedere. Stratis, l'ultimo trade che ho è risale al 2017, Stratis Bitcoin. Stratis, eccolo qua. Ha pompato? No, non credo, dai. Cosa sta facendo? È caduto un po' nel dimenticatoio. Sì, beh, ha avuto un po' di volumi, ma cioè guarda, questi sono, non so se li vedete, qua ci sono dei Fibonacci di quando ancora avevo la day mode su TradingView e facevo i trade speculativi su Stratis. Cioè era spiaccicata nel nulla, non lo so, direi che non vale tanto la pena entrarci. Di Link ne avete già parlato? Certo che no, non ne abbiamo parlato, non possiamo non parlare di Link, altrimenti c'è il nostro Stinky Linky di Discord, che è il nostro oscillatore di Chainlink. Chainlink praticamente fa sempre dei price discovery, continua ad aumentare, non conosce top. E che dire, è esteso pure lui, ha appena rotto un triangolone gigantesco a rialzo, tac. E adesso niente, altro giro, altra leg up, vediamo, io non lo so, al momento non mi verrebbe tanta voglia di longarlo, cioè diciamo che potremmo vedere come si comporta al primo storno, qui abbiamo un primo supporto, quindi abbiamo un secondo eventualmente, quindi abbiamo un terzo che include poi al suo interno anche questo clusterino, potrebbe essere una prima area di interesse, però vediamo come si conclude intanto questa leg up, fin dove cavolo arriva, mamma mia. Dunque, exchange italiano oltre a The Rock, Conio,
L'altro è Cogneo, sono quelli i due fondamentalmente. Potrebbe aver cancellato i miei precedenti. Sell ed entrata su Bancor. Allora andiamo a vedere Sell innanzitutto, Celsius, che ce l'ho anche qua in watchlist. Celsius che sta stornando, potrebbe essere bene, su ITBTC, ahimè, ecco, questo è l'unico difetto che ha, che però se non sbaglio si può prendere anche su alcuni DEX. Occhio a non farvi fregare a proposito sui DEX, perché ho visto che stanno facendo delle copie farlocche di alcuni token, su Uniswap ad esempio, anche su Balancer forse, qualcuno ha creato dei pool con dentro un token fasullo che ha chiamato magari con lo stesso nome di un token ERC20 esistente, e quindi attenti, non andate a swappare con quello lì perché vi frega, andate a controllare sempre che sia il token corretto, date un'occhiata alla liquidità, magari anche al contract, così. Allora, dicevamo su Celsius abbiamo questo possibile supporto a 3568 e poi sotto abbiamo, vabbè, quest'altro supportone qui ed eventualmente un rettangolino in questa zona qua, eccolo. Questo è un po' quanto. Allora, questi sono i supporti principali. Tac, così potrebbe fare. E con stop loss eventuale qua sotto. Sotto questo low. Farebbe un lower low che non è benissimo. Andrebbe a invalidare un po' la struttura. Quindi questa è una posizione che è discretamente gradevole, a mio parere, su Celsius speculativa. Bene, e l'altro che aveva detto, che avevi detto... Dov'è? Ho perso completamente il filo. Bancor, eccolo lì, Bancor. BNT, giusto? Che non lo sto nemmeno più seguendo. BNT BTC. Urca, anche lui ha sofferto il morbo della DeFi, oserei dire. E... Cioè, continua a salire. È in uptrend mostruoso. Andiamo a vedere il grafico settimanale. Andiamo a costruire qualche area. Allora abbiamo il nostro rettangolino qui, tacchete, poi abbiamo un supporto qua, poi abbiamo una resistenza qua che la stiamo sfidando in questo esatto istante, quindi sarebbe opinabile, oserei dire, cos'è? No, che pitchfork per l'amor di Dio, no, cos'è? Aiuto! Allora, dicevo, un piccolo storno qua, magari fino a ritestare questa zona, se dovessimo andare a bucare anche questo intervallo a ribasso, il target potrebbe essere qui oppure addirittura questo, ecco, però cioè con una sequela di candele verdi simile diventa veramente veramente complicato andare a individuare un possibile entry. Vediamo se Fibonacci ci aiuta dal minimo al massimo. Abbiamo la zona qua che però è, cioè, implicherebbe un bello stornone. Quella comunque è l'area da tenere più sotto controllo. Abbiamo un cluster, abbiamo Fibonacci, potrebbe essere un buon entry. E lo stop loss dove lo mettiamo? Bella domanda. Che c'è qua sotto, cioè sotto questa zona, questo picco, ma non è proprio una posizione da sogno, perché potrebbe scattare lo stop per sbaglio e poi ripartire in avanti. Non lo so, potrebbe diventare difficile, ecco. Bene, andiamo a vedere che altro abbiamo. Ieri sera avevo un long speculativo a 4,36, ho preso tutto il pump, immagino su Link. Mannaggia. Fra poco bisognerà pensare ai take profit, esatto. Ops, ho perso le chiavi d'accesso, immagino che si parli di dichiarazione. Lì è un mondo veramente, cioè il discorso della dichiarazione è troppo fumoso per darci un... Cioè io ovviamente non posso andare a dire fate così, fate cosà, andate a chiedere consiglio, ma troverete persone che vi dicono cose completamente diverse. Le regole per come sono interpretate ora, perché si parla di interpretazioni, sono di dichiarare tutto al di fuori di exchange italiani, perché sono equiparabili a valute estere, quadro RW, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, cos'altro volevamo dire? Dunque, Waves, dai, guardiamo Waves, Bitcoin, eccocela qua, tacchete.
Wave Bitcoin non benissimo, purtroppo, non benissimo, perché insomma, vedete bene che c'è una certa direzionalità su time frame settimanale che è discretamente ribassista. C'è qualche segno, sì, di ripresa, ma non la toccherei, non aprirei un long nemmeno obbligato. Abbiamo qua come prima resistenza questo clusterino. Eventualmente, però, veramente, cioè, si parla di follia, perché qua abbiamo già una mega resistenza sulla testa, quindi al limite si potrebbe puntare soltanto ad arrivare lì, ma non la vedo come una gran operazione, ecco, vi dico la verità. Abbiamo già guardato VeChain? No, che non lo abbiamo guardato, andiamolo a vedere subito. Allora, VeChain, eccolo qua. Che dire, come vi sembra? Pompato, VeChain? Notevole, ha fatto due leg up che fanno invidia e al momento, cosa sono tutte ste righe tra l'altro, che allora al momento abbiamo, partiamo da un setup pulito, abbiamo questo supporto e dunque questa area, questo cluster di prezzo, insomma, che potrebbe anche essere identificato dagli spike di liquidità prima del break, quindi qua. Allora, un possibile entry potrebbe essere in quest'area, ok, con stop loss magari qua sotto. Non è malaccio, come, cioè, oddio, non è un ottimo rischio rendimento, magari con anche qualche, sì, anche l'entry qua sotto, però invalida già un po' il, cioè, che in teoria un entry qui, se uno vuole stare stretto, lo stop loss lo potrebbe già mettere qua. Tuttavia, per lasciare un po' di spazio, solitamente io guardo il supporto precedente per mettere lo stop, quindi qui. È un setup forse un po' più quasi accumulativo, che poi siamo anche sul settimanale, quindi sì, direi proprio di sì. Non so se il giornaliero ci dà qualche spunto in più. Vediamo, no, perché qua è stato bucato veramente in un attimo, però fa venire forse un po' più voglia il giornaliero di andare a guardare la zona qua sotto, quindi potrebbe valer la pena di andare a dividere l'entry su tutta questa parte qua, sì, magari con concentrazione un po' più alta della liquidità addirittura sotto, cioè andare a concentrare i size lì sotto qui, con qualche entry qui giusto per iniziare ad aprire la posizione, poi il resto lo si fa lì sotto, ecco. Bene ragazzi, che dire, io credo che abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo sbaglio, il grafico di VeChain è simile a quello di Atom, ma in realtà VeChain è un po', cioè è messo meglio mi sembra di Atom, perché Atom ha ancora da recuperare qualche resistenza in più, mentre VeChain è, cioè, praticamente già bucato qualsiasi cosa di bucabile. Niente, ci aggiorneremo poi su questi grafici anche su Telegram, visto che mi avete dato qualche spunto da tenere sotto controllo, da aggiungere in watchlist e quant'altro, e quindi è VeChain la cripto con più partnership e use case reali hold duro, sì, effettivamente sta costruendo delle belle cose. Niente ragazzi, che dire, io vi ringrazio di nuovo per avermi seguito, per aver avuto la pazienza di arrivare fino in fondo. Mi sono perso Nulls, no, non te lo sei perso, anzi lo guardiamo adesso così sei contento, perché altrimenti poi me lo rinfacci più o meno per un mese, quindi andiamo a vedere Nulls. Poi vi saluto, lo giuro, anche perché altrimenti viene un live iper mega lungo. Allora, partiamo anche qui dal settimanale, visto che è una novità. Il settimanale effettivamente ha bucato un bel livello di resistenza, poi ne abbiamo un altro qua, e potrebbe essere proprio questa la prima area di interesse per un eventuale entry. Qua c'è un segno di sell-off, attenzione, potrebbe triggerare un calo. Non lo so, guardate anche qua, tra l'altro c'è questo supportone pazzesco, molto molto strong, cioè, più puntiforme di così si muore, tac, guardate che roba. Questa è la mia visione su Nulls, no, questo lo lasciamo. Allora, togliamo anche questi due e poi andiamo a salvarcelo, così magari seguiamo anche questo. Mi raccomando, seguitemi sul canale Telegram per rimanere sempre sul pezzo con le analisi, con i follow up di queste analisi che facciamo. Vi condivido i grafici, vi condivido anche il Forex, le mie posizioni e tutto quanto. Mi raccomando, seguitemi ovunque, dappertutto, che ne vale sempre la pena. Vi ringrazio di nuovo, visto che ci siamo interrotti, per avermi seguito in questo live, per essere stati partecipi
per aver fatto domande, per aver detto la vostra, per aver fatto tutto, per aver sentito passare l'ambulanza che non manca mai, e vi auguro una buona serata e ci vediamo di nuovo in live venerdì. Alla prossima e ciao a tutti!